Allora, partiamo da qui, anzi, partiamo dall'inizio. Scusate la luce, ma siamo appunto in un box. Allora, qui ci sono un po' di cose, qui ci sono un po' di culture, un po' di candele, le famose candele di legno che porterò ai mercatini, e un po' di cose fatte con scarti di lavorazione, piccole, piccole così, la chiesettina. Qui c'è un signore di Betulla, fatto in un pezzo giovane di Betulla. Andando avanti ci sono altri signori in altro legno, qualche casina colorata da finire, altri pezzi di legni strani. Abbiamo un pezzo di cirmolo, un pezzo di larice. Qui in mezzo abbiamo delle cose fatte con degli scarti bruciati di legno. Pezzi di radici marce consumate dalla pioggia, dal fuoco, una vecchia radice di tiglio presa fuori da un cimitero, tutta marcia, poverina. E vabbè, questo è un pezzo di pino marittimo, è un blocco di resina di pino marittimo preso in Grecia e così scolpito un po', qualche casettina ancora. Qui ci sono nodi, questo qui è un nodo di noce, molto duro. Quello dietro è un altro pezzo di cirmolo, poi anche questo è cirmolo, questo qui è betulla colorata, qui ci sono degli altri signori di betulla che sono qui, quelli che ogni tanto vado a postare sui social, questo signore di betulla, questo è l'altro signore di cirmolo, ecco, questo signore di cirmolo non voleva stare qui, è caduto, è un altro signore di cirmolo col cappello a punta. E via, è così. Questi qui sono gli gnomi di Betulla, che sono tanti. Qualcuno non è solo di Betulla, qualcuno è anche di Cirmolo. Questi qui sono quelli che poi porterò nei vari mercatini, anche loro. Proseguendo, questa qui è la mola che uso per affilare le mie sgorbie, il nastro. Un po' di attrezzatura varia, un altro signore di Betulla, una sacca con le raspe, il famoso autoritratto, un po' di attrezzi, un po' di pino, un po' di sassi colorati, pezzi di scultura, un altro po' di attrezzi, una pigna, pialetti, le seghe, il secchiello con tutti i pezzi di cirmolo presi in montagna, naturalmente senza tagliarli dalle piante. Io prendo roba secca a terra, le piante non si toccano. Alcuni bassorilievi in lavorazione, un Cristo. Qui abbiamo un signore di faggio, gufi, cose varie, un pezzo di radice bruciata, qualche casetta qui, qualche casetta là, qualche gnomo appeso al muro. Abbiamo una chiesettina su là. Insomma, queste cose qui. Un pezzo di banco da lavoro. Il mio mazzuolo di faggio. Questo è quello che uso per picchiare sulle sgorbie. Un pezzo di cirmolo in morsa. Dopo vedremo di lavorarlo. E via. Proseguendo, qui ci sono un po' di ferri. Un altro po' di bassorilievi. Questo qui. Altri in lavorazione, un gufo, insomma, il vecchio orologio, questo è un po' tutto. Ecco, questo è un po' tutto il mio laboratorio, il banco da lavoro, sotto ci sono degli altri pezzi di legno. Questi qui sono secchielli, contenitori che contengono gli scarti di cirmolo, quindi diciamo le trucioli, quelli che si usano per i cuscini. Profumo intensissimo, peccato che nel video non si possa far sentire il profumo perché è inebriante. Questo è un pezzo d'ulivo che stavano tagliando perché era marcio. Quel giorno, questo qui, pardon, scusate, quel giorno sono passato, ho chiesto se potevo andarmene un pezzo, ero in bici, ce l'avevo nello zaino. Le scurette, e niente. Questo è, qui c'è tutto, anche qua, legname, seghe, bassorilievi.
scarponi. Questo è un po' tutto, le paste, gli oli, la cera d'api, le varie cose che uso. Questo è un po' tutto. Ecco, avete visto la mia botteguccia.